Ciao, allora questo è il video del mio shopping londinese. Sono stata lunedì, martedì e mercoledì a Londra con le mie sorelle e mia cugina e ne abbiamo approfittato per fare un pochino di spesucce. E abbiamo visto il Westminster, Buckingham Palace, diciamo quelle attrazioni che sono visitabili per i turisti. E è stato un giro comunque molto veloce perché noi siamo arrivati lunedì verso metà mattinata e siamo ripartite mercoledì all'ora di pranzo, quindi comunque diciamo che abbiamo avuto solo martedì intero come giorno e è stata una scarpinata assurda. Abbiamo dovuto coniugare le varie cose, quindi è stato camminare, negozio, quindi una ammazzata. Iniziamo. Siamo andati principalmente da Superdrug, Primark, Boots e Forever 21. E quindi faccio vedere un pochino quello che ho comprato. Grande delusione è stata Forever 21, dove non ho trovato assolutamente nulla. E infatti, secondo il mio parere, è decisamente meglio il sito rispetto al negozio. Nel sito c'è una vasta scelta di capi di abbigliamento e anche di stili. C'è quello più classico, quello più moderno, quello più diciamo retro. Nel negozio diciamo che è un pochino più monotematico come abbigliamento. Ho trovato dei toppini che sinceramente non mi piacevano, uno stile un pochino più alternativo che non rientra nelle mie corde. Un bottino l'ho fatto invece da Primark, dove ho comprato un pochino di accessori che vi farò vedere. Non ho comprato infatti niente di abbigliamento. Iniziamo. Allora, da Primark ho comprato per la enorme cifra di 2 sterline e 50 questa serie di braccialetti in turchese e argento. Li trovo molto carini e soprattutto li trovo perfetti come accessorio per l'estate. Li trovo molto freschi, molto appunto estivi e possono essere indossati braccialetti argentati anche senza appunto questi turchesi. E questi appunto, come vi dicevo, li ho comprati pagati 2,50 euro. Devo sistemare tra l'altro anche le luci. Poi sempre da Primark ho comprato questa serie di braccialetti, un'altra serie di braccialetti che ho pagato 4 euro e sono questa serie di braccialettini in color oro e fluo con il simbolo della pace, varie ciondolini, dei teschietti, eccolo qui, e quindi una serie di accessori messi tutti insieme e lo trovo carino soprattutto indossati tutti insieme perché comunque sono molto colorati, molto appunto estivi, con anche un total look, con un look comunque sul nero o comunque con una maglietta nera, li trovo molto rinfrescanti, molto divertenti e sono questi qua. Molto rocchetto, un po' rocchettali secondo i miei canoni. Poi sempre sul fluo, quest'anno, quest'estate per me è l'estate del fluo, ho comprato questa collana sempre da Primark, questa collana in limited edition, questa l'ho pagata 10 euro e è questa qui, un pochino, uno stile un pochino non arabeggiante, un pochino sudamericano, tipo le collane delle donne delle Ande, quello stile così, e la trovo molto carina, molto accesa. Anche questa su un abito comunque, una magliettina comunque monocolore, la trovo molto adatta. Che sono per 10 sterline, sì, è una limited edition. Sempre da Primark, a proposito da Asos non siamo andate, da Primark ho trovato finalmente questa spazzolina, questo pettine per fare le cotonature ai capelli, per appunto cotonarli. La cercavo da tanto tempo, non volevo comprare
i pettini con le setole con una fila solo di denti. L'avevo già comprato, l'avevo non comprato, l'avevo già a casa, però non provandole comunque non mi piaceva il risultato, e quindi comunque ho comprato poi alla fine, ho trovato questa qua per una sterlina e l'ho comprata subito. Da Superdrug invece, da sempre da Primark ho comprato anche questa borsa, questa qui, che è di plastica, beh certo non può essere nient'altro, e beige, e ha questo ciondolino di questo color menta e quest'altro rosa, diciamo, mi sono applicato a fare questo ciondolino, e dentro è così, quindi semplicissima, ha la tasca grande e le due taschine, e questa l'ho pagata 9 sterline. Ho inoltre preso da, dove sto? Da Primark queste ballerine di Primark, sì, da Primark, queste ballerine sono semplici ballerine di tessuto con la, appunto, a punta, e questa decorazione a fiocco dorata. Poi da Superdrug invece ho comprato delle salvettine struccanti, che ancora non ho comprato, ma se mi ricordo bene costavano 99 pence, quindi comunque costavano poco, e l'ho prese per provarle, soprattutto perché ci servivano, quindi le ho comprate. E poi, che avevo già visto sul sito su internet, ho comprato questi due smalti della Berry M, che sono questo dorato e questo argentato, che fanno l'effetto foglia, l'effetto pellicola sull'unghia. Li proverò e poi vi farò sapere appunto come mi ci sono trovata. Sempre della Berry M, della linea Jelly, ho preso questo smalto fucsia che si chiama, non ho un nome, si chiama GNP8, questo qui, per provarlo. Poi invece per voi ho preso sempre da Superdrug questo smaltino della Mua, che l'ho trovato molto carino, e siccome volevo portare appunto anche a voi qualcosa da Londra, l'ho comprato e l'ho preso appunto per voi. Da un negozio che si chiama Lily White, che è un negozio di abbigliamento sportivo, scalzature, donna, uomo, praticamente sono 6 piani, se non sbaglio, praticamente in cui trovate di tutto a prezzi scontatissimi, sta proprio al centro di Londra, in Oxford Street. Ho comprato questi, se la faccio vedere uno solo, questi stivali, sono tipo dei Ugg, e di dietro hanno i lacci. Lì sono neri, tranquilli, così. Li ho pagati 12 sterline. Li cercavo da tanto tempo, però qui li trovavo a prezzi abbastanza elevati. E quindi quando poi li ho trovati, erano scontati, stavano 24 in origine, costavano, o almeno là. Li ho trovati a 12 sterline, li ho comprati. Soprattutto non perché dovevo comprarmi un altro paio di scarpe, perché le scarpe da ginnastica che avevo mi stavano facendo impazzire, perché mi avevano fatto le sciche. Allora, mi sono comprata questi, io con questi veramente ci abbatto, e quindi li ho comprati. Quindi questo è quello che ho comprato. Avevo preso anche un anello da Claire's, un anello a forma di simbolo di Batman, con dentro viola, con l'interno viola glitterato. Non lo trovo più, quindi probabilmente me lo sono perso da qualche parte. Speravamo di ritrovarlo perché mi piaceva tanto, e l'avevo pagato 4 sterline. E ok, come vedete non sono grandissimi acquisti, non ho speso tantissimo perché appunto ho comunque selezionato quello che comprare, non volevo spendere cifre astronomiche perché comunque
non è che avessi realmente bisogno di qualcosa, quindi si tratta più che altro di sfizi e quindi appunto non volevo spendere cifre astronomiche. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Se avete commenti o suggerimenti, lasciate un messaggio qua sotto. Ricordatevi di iscrivervi per seguire il canale e condividete anche il video o cliccate mi piace. Detto questo, vi saluto, un bacio e al prossimo video. Ciao ciao!